Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Samira e finalmente sono tornata con un nuovissimo video. Oggi sono qui per, in particolare per fare un video di make up per la prima volta sui prodotti che particolarmente io amo un sacco. Allora, iniziamo dal presupposto che metà del mio iniziamo a dire che la metà dei miei prodotti che amo e che uso per i trucchi sono di Kiko. Due cose sono della Essence, non posso sparare troppo e iniziamo. Un'altra cosa, prima di dimenticarmi, prima di iniziare di nuovo il video, volevo dire un'altra cosa. Sono anche qui per spiegarvi di come avere il rossetto più bello, cioè il rossetto rosa. Se non avete il rossetto rosa, allora eccomi qua. Sono qui che vi spiego. Allora, ci sono, questo è il mio beauty case. Non so se si vede. Aspettate. Così. Ok. E dentro ci sono altri prodotti. Allora, una cosa. Uso il fondotinta dell'Avon delle Filippine. È un, scusatemi, un fondotinta opacizzante, diciamo, per rendere opaco il viso. Questo invece è la terra della Essence, quindi mettiamocela sopra. E questo è il fard, è l'ultimo, è rosa con il cittino compatto. Aspettate, queste qua sono le cose più piccole, quindi aspettate. Non fateci caso alla borsa che c'è. Quindi, ok. La cosa che amo in di più, questo ombrettino di Kiko numero 1. Anzi, non mi ricordo che numero è. Vabbè, colore rosa di Kiko. Che ho segnato in particolare una striscetta per riconoscere che il colore è rosa. Un altro di Kiko, nero, anzi viola. E il pennellino della Kiko per mettere la terrina della Essence, scusatemi. E altre matite labbra. Allora ragazzi, se voi non aspettate che vado a prendere il burro cacao, vi porto con me adesso. Vado. Questo è il mio armadio particolare, vabbè, non ve la faccio più vedere perché sì. Allora, sarebbe stata una cosa bella, poi dovremmo scegliere le cose anche da mettere proprio dentro al beauty, le cose utili. Insomma, le cose utili. Allora, questo è un altro mio beauty che dove tengo le cose che fa parte particolarmente delle cose che amo, dei miei trucchi. Cioè, insomma, quasi tutti i miei trucchi io li amo. Se però ci sono alcune cose che devo anche fare la decluttering, quindi non devo fare niente, anzi devo fare qualcosa assolutamente. Allora, questa è in particolare è il burro cacao rossa, che lo devo appunto mischiare qua perché lo dovrò usare in questi periodi. Anzi, vediamo se questo sì, è rossa. Se mai prendiamo un altro burro cacao che non mi ricordo, non so dove sia, adesso lo andiamo a cercare. Particolarmente le cose che amo e uso di più. Quindi questo è il burro cacao alla... Sì, questo è perfetto, devo dire. È rosa, ma... Anzi, per sicurezza ne mettiamo 3. E in più c'è questo rossetto rosso che io amo in particolare. Andiamo subito a prendere l'altro beauty. Mamma mia, che cosa sto a fare. Vabbè, avrei dovuto prepararmi prima, ma comunque fa niente, può capitare. Allora, questo è il mio beauty, un altro beauty. Ho 3 beauty, anzi 4 beauty, ma la quarta nel quarto beauty dovrò fare la decluttering. Aspettate. Ok, perfetto, adesso sono qui che scelgo le cose utili che mi servono adesso. Sistemiamoci bene. Che sarà un po'...
Allora, le prime cose ve le ho già fatte vedere. Allora, sono la terra della Essence, fondotinta enfatizzante, pennellino della Kiko, il fard e i due ombretti della Kiko. Perfetto. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti già che adesso ve l'ho fatto vedere almeno, sono più... Adesso vi faccio vedere altri prodotti che sono qua, nei miei beauty. Allora, ho questa palette della Sephora, della Deborah, credo Sephora, Deborah, non lo so, mi ricordo. Vediamo. Burro cacao. Perché io ne ho tanti, ma non usate, cioè non ne ho ancora usate abbastanza. Questo cos'è? È un burro cacao alle fragole, non vanno bene, non va bene. Cioè, però basta che non sia colorato il burro cacao, vediamo. Perfetto, questo direi che è alla perfezione, quindi eccomi qua per spiegarmi davvero di cosa particolarmente faccio. Allora, non avendo quasi un bel nulla, non so come dire... Adesso vi spiego infatti di come avere il trucco, anzi il rossetto incancellabile per un po', perché così per tutta la giornata vi dura. Allora, ho questi prodotti appunto, adesso intanto metto un po' via le altre cose, quindi non ne possiamo dimenticare una. Allora, le cose che uso sono questo per avere trucchi semplici. Allora, io ho due ombretti, dipende dalla mia scelta, e il fard. Quindi per fare la base del viso bisogna usare questo rosa dell'ombretto. Se non volete mettere il rosa, l'ombretto rosa, non mettete niente e nemmeno il nero. Quindi mettiamo soltanto questo fard qua della Essence. Io amo particolarmente i prodotti Essence, anche la Kiko. In realtà sì. Allora, poi prendiamo un burro cacao a caso. Aspettate, sto pescando, eccolo. Perfettamente così. Ok. Posizioniamo. Aspettate che vi tolgo un po' di cose. Ok, l'ho lanciata così senza un motivo. Aspettate. No, aspettate. Devo togliere e mettere da questa parte la cuffia perché non ci serve per ora. Ecco, vi faccio vedere adesso i prodotti meglio. Aspettate, c'è l'acqua ma non fateci caso. Adesso lo tolgo. Allora, perfetto. Adesso direi che lo spazio per vedere. Ecco, i miei prodotti sono questi. Particolarmente, aspettate. Ok, via. Ok, è nel mio comodino, quindi sul mio comodino. Ah, aiuto! Ok, non cadete. Ok, perfetto. Queste sono le cose che particolarmente amo quando mi devo truccare con un trucco semplice. Poi questo fard serve, cioè se volete anche potete mettere sulle labbra, per chi non ha il rossetto rosa, può veramente metterci semplicemente il fard picchiettandoli sulle labbra, come fatto così. Lo sto picchiettando, però senza il fard ovviamente. Perché sennò sarebbe, cioè non so come dire, però sennò non si cancellerebbe. Ora non serve perché non ho un evento speciale da dover partecipare per forza, quindi niente trucco oggi. Farò un get ready with me forse più tardi, alle 10 qualcosa di mattina, non mi ricordo, vabbè. Comunque, sono qui appunto. Allora, dicevo, picchiettiamoli sulle labbra. Ok, dopo aver picchiettato metteteci sopra il fard il burro cacao, perché così si ferma insomma il rosino sulle labbra si ferma.
Perché questa cosa qua, questo trucchetto qua mi è stato insegnato dalla mia educatrice. Bellissima, grazie mille. Comunque, grazie a lei ho imparato un sacco di cose, però truccarmi l'ho imparato da sola io. Cioè, anche il mettere il mettere il mascara mi ha insegnato lei a tipo mettermela. Poi ci sono questi due matite labbra della Kiko, sempre. Con i colori diversi, uno rosso e uno viola, credo, non mi ricordo. Ah sì, uno rosa e una nera. Vabbè, lo uso per un po' di cose. Queste sì che sono le cose che particolarmente io amo. Quindi niente, credo di avervi detto tutto. Spero che questi consigli e queste cose vi siano stati utili e spero che un giorno possa comunque fare un altro video del genere come questo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore mettete un pollice in su, mettete un like, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Saluta, e Samira vi saluta con tanto amore. E ciao!